my first real six string. Bought it at the five and done. È finita come doveva finire, con i giocatori del Pieve di Bono sotto la gradinata a raccogliere l'applauso dei propri tifosi per il passaggio in promozione. Era francamente difficile, succedesse altrimenti. Per fallire l'obiettivo era necessario un disastro, con i giudicariesi sconfitti e il Nago vincente. Invece, il gol di Belli al 25esimo del primo tempo ha spazzato via ogni sorta di dubbio e regalato la promozione agli uomini in completo viola. Contro il Guaita, ormai più che appagato del suo campionato, mister Armani a sorpresa lascia Filosi in panchina. In attacco, accanto all'intoccabile Belli, ci va così Daniele Panelatti. Si gioca a pietramurata davanti a un'ottima cornice di pubblico, tanto che la piccola gradinata dell'impianto non riesce proprio a contenere i molti tifosi viola. L'inizio di gara vede più attivi i padroni di casa, ma è subito il Pieve di Bono a rendersi per primo pericoloso. Dopo 10 minuti, Gualdi ci prova dal limite, ma la sua conclusione è appena lato. Un minuto dopo, per Lizzari dal fondo serve Panelatti, il cui tiro viene rimpallati. I ritmi sono quelli di fine stagione e le emozioni latitano. Al 25esimo, però, i giudicariesi passano. L'azione è inaspettata quanto fulminea. Da Gualdi in verticale per Belli, che con un pallonetto scavalca Travaglia fuori dai pali e firma la decima rete della sua stagione. Un gol pesantissimo, perché il risultato da qui in poi non cambierà più. Il Guaita non ha sufficiente motivazioni e velocità d'esecuzione per impensierire la retroguardia avversaria. Questo tentativo al 36esimo di Michelotti, sventato da Esposito, rimarrà l'unica conclusione dei padroni di casa in tutta la partita. La ripresa si apre con un assolo di Panelatti, che parte dalla sua metà campo, evita un paio di difensori, ma prova il pallonetto anziché servire Belli liberissimo sulla sua sinistra. I ritmi rimangono piuttosto bassi e la partita offre poco. Ci vuole l'entrata di Filosi per dare una scossa a un secondo tempo dall'elettrocardiogramma piatto. Al 20esimo il neoentrato sforna subito un assist per Belli, il quale però strozza troppo il pallone, che finisce tranquillo nelle manone di Travaglia. Al 23esimo Filosi prova a far venire giù la gradinata con un tiro da lontanissimo fuori di poco, e al 25esimo si vede negare il raddoppio da Travaglia in uscita coi piedi. La partita poco alla volta perde di tono e sugli spalti comincia la festa dei tifosi ospiti tra cori, striscioni e fumogeni. Dopo un tiro centrale di Pellizzari e 3 minuti di recupero arriva il triplice fischio finale, che fa esplodere di gioia i calciatori in campo e molti supporter sul gradinata. Il Pieve di Bono vince il girone A di prima categoria e raggiunge la Condinese in promozione.